Buonasera, chiamo qua con me Carmen Piasotti, titolare dell'azienda Piasotti. Guardiamo insieme il video di presentazione. Come al solito non c'è. Eccoci qui. Allora, stiamo con Carmen Piasotti, titolare dell'azienda Piasotti, e vorrei partire a raccontare, a introdurre la sua storia dicendo che la vostra ispirazione viene da terra romagnola, e perché era lì che viveva con suo marito Fabio, giusto? E poi invece si sposta qualche anno fa nel Modenese, a Carpi, ed è lì che decide di dare il via a questa bellissima impresa. Allora, noi siamo nati nel 2004 a Solarolo, praticamente un paese romagnolo. All'inizio in pratica l'azienda è partita con un automarket dove producevamo piadina biologica e la distribuivamo nei mercati classici come si usa in Romagna, insomma, quindi si faceva la piadina al momento e si somministrava al pubblico. L'idea poi, siccome la piadina comunque funzionava e aveva un suo fascino, un suo riscontro, abbiamo deciso di inserire altri prodotti che ci venivano prodotti dai produttori della zona, tra cui cracker, biscotti, pane, insomma una varietà di prodotti biologici che distribuivamo sempre nei mercati. Un giorno, siccome conoscevo un amico di Carpi che aveva 5 Conad, ho deciso di dare il mio prodotto nei Conad e ho visto che aveva una vendita. E quindi da lì è partito tutto, il laboratorio, il piccolo laboratorio di produzione di piadina biologica e fornitori che ci davano prodotti a marchio. E piano piano abbiamo sempre investito fino alla creazione di questa azienda che è nata alla fine del 2012, che ci sta dando dei grandi risultati.
Quindi il prodotto di punta è questa piadina, che però è una piadina un po' particolare, perché se si pensa alla piadina romagnola si pensa alla piadina larga, stesa e sottile. La vostra è una piadina che ha delle sue caratteristiche precise, ma sia per appunto la sua forma che per i suoi ingredienti. Sì, la nostra è una piedina che non supera i 20 cm di diametro, ha uno spessore di 4-5 cm, di 4-5 mm, scusa. E è tipica della zona del Faentino, diciamo che la ricetta è di mia suocera, che per 40 anni ha fatto della piedina romagnola in un piccolo chiosco di una bocciofila, e siccome lei è bravissima a farla, noi abbiamo continuato questa tradizione e l'abbiamo mantenuta così. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, abbiamo deciso di utilizzare delle farine alternative, che sono camut e farro, anche se comunque abbiamo anche delle piadine di grano, però diciamo che di punta vendiamo di più queste tipologie di piadine, che sono il camut e il farro, sì. Quindi piadine, diciamo, alternative non solo per la materia prima, quindi la farina di farro e di camut, ma sicuramente anche per la scelta del lievito madre, ma soprattutto per l'acqua, che è un'acqua molto particolare. Sì, quando abbiamo investito praticamente a Carpi, che ci siamo trasferiti, siccome diciamo che amiamo molto la ricerca, anche quando scegliamo il cereale, andiamo magari, che so, in montagna, andiamo a ricercare magari quel cereale che viene macinato ancora a pietra, che ha certe caratteristiche. E facendo queste ricerche ci siamo avvicinati a un'azienda che lavorava con un metodo biodinamico, e abbiamo scoperto che per utilizzare questo metodo dinamizzava l'acqua. E le sue piante, se una pianta normale innaffiata con l'acqua classica del rubinetto cresceva in un modo, con l'acqua dinamizzata cresceva al doppio. E quindi ci siamo chiesti: ma come mai? E lui ci ha dato delle spiegazioni, dice: perché quest'acqua viene ossigenata, ha delle cioè, siccome l'acqua ha delle memorie, queste memorie, è come se l'acqua, essendo sempre in movimento, è come se ritornasse come sorgiva. E mi ha affascinato questa cosa, per cui abbiamo cominciato a fare una ricerca, degli studi. Questi studi ci hanno portato a questo metodo antroposofico, che è un metodo steineriano. Da lì abbiamo conosciuto queste fontane, che sono state create appositamente per fare questo tipo di acqua dinamizzata. Noi abbiamo inserito queste fontane all'interno del nostro laboratorio, con una grande vasca che in continuazione tiene in movimento l'acqua, e la utilizziamo per tutti i nostri impasti. In effetti gli impasti hanno una caratteristica totalmente differente, perché si ossigenano, il lievito madre, come diceva lei, diventa molto più soffice, e così anche tutti gli altri prodotti, anche quelli senza lievito ad esempio, diventano veramente molto soffici, molto leggeri. Se vuole citare anche gli altri prodotti, abbiamo visto nel video che fate anche, insomma, prodotti da forno, però anche dolci, linea dolce e linea salata di cracker, sempre utilizzando queste farine particolari, giusto? Sì, noi utilizziamo il camut e il farro per tutti i nostri prodotti, che siano cracker, che siano biscotti, e comunque la ricerca non è solo nelle farine, ma in tutti anche gli altri ingredienti, quindi... Non so, ad esempio l'olio che utilizziamo è un olio di semi di girasole, ma è molto particolare, perché comunque ha delle caratteristiche che mantiene l'alta temperatura, quindi abbiamo fatto delle vere e proprie ricerche sulle materie prime, perché ci tenevamo in modo particolare, insomma, che fossero di qualità. E poi, specialmente per chiudere, il biologico, che è un marchio che avete da diverso tempo e che avete deciso di volere già fin dall'inizio della vostra attività. È un marchio che sta dando soddisfazioni, diciamo? Beh, io direi di sì. Vedo che è un settore in forte espansione, soprattutto i ragazzi giovani, le persone giovani sono spesso alla ricerca di questi prodotti.
le mamme per i loro figli, insomma, ma non solo. Io tante volte anche conosco persone anziane che mi dicono sono contenta di utilizzare dei prodotti biologici perché magari, non so, facevo fatica a digerire, avevo più problemi e con questi mi trovo bene, quindi a noi fa solo piacere. Va bene, la ringrazio molto, direi che abbiamo illustrato l'azienda e ricordo a tutti di scaricare l'applicazione Food Stories, disponibile per Android e a breve anche per iPhone, e di visitare il sito all'interno del quale è possibile poi prenotare le visite in azienda e localizzarle. Grazie ancora a Carmen Piasotti di Piasotti, grazie a lei. Siamo Piasotti, un'azienda che è nata nel 2004, produce prodotti da forno biologici, principalmente produciamo piedina di camut e di farro. Io ho un grande amore per i miei prodotti perché proprio per questo metodo che utilizziamo, sia con l'acqua dinamizzata che con il biologico, mi mette in condizione di avere questi prodotti, di vederli crescere, di vederli nascere, di vederli fiorire, e quindi per me è un grande onore, una grande passione. La nostra azienda è nata in Romagna, poi si è trasferita a Carpi di Modena. Questa mattina praticamente siamo venuti all'Expo per la prima volta, l'abbiamo trovato sicuramente una fiera piuttosto interessante, piena di creatività, tanti bambini soprattutto, che questo danno una grande energia. La nostra intervista e quello che abbiamo fatto qui attraverso la CNA è stato anche questo altrettanto interessante, perché ci ha messo in condizioni di conoscere nuove aziende e di fare un'esperienza nuova. La piadina, che praticamente è il nostro prodotto di punta, l'abbiamo sempre venduto in Romagna e sinceramente non pensavamo che potesse avere un riscontro così affermato anche in Emilia. In effetti anche presso i punti vendita dove lo vendiamo in Emilia Romagna ha trovato un grande riscontro e il pubblico l'ha trovata molto interessante e molto buona, e questo ci ha colpito perché secondo noi la piadina doveva essere un prodotto prettamente romagnolo, mentre invece pare che ormai sia diventato un prodotto del mondo.